Il video è finito negli atti dell'inchiesta perché, chi l'ha visto, non ha dubbi. Potrebbe segnare una svolta nell'indagine sull'omicidio di Mario Cerciello Rega. I carabinieri, che lo hanno consegnato al tribunale del riesame, parlano di 24 minuti in cui i due americani perlustrano la zona dell'omicidio, si muovono nervosamente e si abbassano per nascondersi tra le auto in sosta. Si tratta dei minuti che precedono l'incontro con i militari. Né quella telecamera né nessuna delle decine disposte agli angoli del quartiere, infatti, riprende il momento della colluttazione che porterà poi alla morte del vice brigadiere. Di quegli atti mi parla oggi invece il quotidiano Il Tempo in esclusiva. Mentre Mario Cerciello Rega gridava il suo dolore e diceva di stare male, il suo collega Andrea Varriale lo rassicurava dicendo che i soccorsi stavano arrivando. La maglietta che si era tolto per contenere l'emorragia causata dalle 11 coltellate inferte all'amico non era sufficiente. L'ambulanza era lì vicino, ma non li vedeva. Intanto Lee Elder e Natale Yort si davano la fuga. Dopo qualche ora sarebbero stati trovati e uno di loro avrebbe confessato l'omicidio in caserma.